Allora, con l'assessore Giovanna Bonanno per illustrare quello che sarà la Befana del Vigile Urbano 2019, una manifestazione ripristinata proprio dallo scorso anno dall'amministrazione comunale. Giovanna. Come amministrazione abbiamo voluto rievocare nuovamente questa manifestazione storica che si terrà appunto il 6 di gennaio e la Befana del Vigile, nata negli anni 50 e che noi abbiamo voluto ulteriormente valorizzare proprio per lo scopo che ora ha assunto, uno scopo di riconoscimento per l'attività che svolgono giornalmente i nostri agenti e soprattutto per lo scopo benevolo di questa manifestazione, perché i doni che vengono portati sotto la classica e storica pedana del Vigile Urbano verranno appunto devoluti ai bambini meno fortunati che sono ricoverati presso l'ospedale Santa Chiara e presso Calambrone, presso la Stella Maris in Calambrone, e soprattutto anche per questo ruolo che hanno assunto anche i vigili nel dare con proprie offerte, partecipare, diciamo, con proprie offerte a questa iniziativa che verrà poi devoluta a sostegno della ricerca. Poi naturalmente i doni che verranno portati insomma, dalle persone, come è stato l'invito dell'amministrazione comunale nella storica pedana, saranno poi trasferiti alla Stella Maris e all'ospedale Reparto di Oncologia dell'ospedale Santa Chiara sabato 11 gennaio. Una presentazione diversa rispetto alle altre, con due neo vigilesse, due assunte che rappresentano, come è stato detto dall'amministrazione comunale, la gioventù, insomma, la freschezza e il futuro, soprattutto dei vigili urbani che sta ben operando in città, no, Giovanni? Assolutamente sì, oggi ho voluto proprio contornarmi di due vigilesse, peraltro assunte con l'ultimo concorso che abbiamo fatto, proprio per rappresentare, diciamo, il futuro, quello che è il futuro appunto della Polizia Municipale che stiamo rinnovando. Verranno assunti altri 8 agenti, quindi vogliamo raggiungere il numero massimo di 160 agenti per la nostra città, proprio perché abbiamo la necessità di forze nuove per risolvere tutte quelle che sono le problematiche presenti nella nostra città. Stanno facendo un buonissimo lavoro, quindi voglio ringraziare tutti gli agenti della Polizia Municipale, il comandante Stefanelli, anche i vice comandanti, proprio per diciamo, tutte le problematiche, per tutto l'impegno e il lavoro che svolgono per risolvere queste problematiche. Allora, grazie a Giovanna Bonanno e buon lavoro. Grazie.